lo stelliere addormentato. Sapete chi è lo stelliere? Lo stelliere è quello che accende le stelle. Quindi, che inizi lo spettacolo! Abito nel cielo dall'altra parte della luna, dove volano i sogni in cerca di fortuna. Accendere le stelle è questo il mio mestiere, io di notte faccio lo un po' particolare. Era la notte di Natale. Babbo Natale doveva partire per distribuire regali, ma c'era qualcosa che non andava. C'era un gran fermento su al quartier generale, tutto era pronto, c'era la slitta piena di regali, straboccate di regali, le renne tutte in fila, pronte, scalpitanti, ma Babbo Natale urlava come un pazzo: dove sono le mie stelle? Non ce n'è neanche una accesa, la notte è scurissima. Cos'è successo? Segretaria! Chiami subito il comune! Ci sono tutte le stelle spente! Io senza stelle non posso distribuire i regali, non so dove andare. Segretaria! Pronto, segretaria, dica qualcosa! Sì, pronto? Buongiorno. Sono la signorina Donadoni. Sono la segretaria di Babbo Natale. Mi passi per favore quel servizio accensione stelle, grazie. No, guardi, qua è successo una roba tremenda. Ci sono tutte le stelle spente. No, non ha capito che io mi sto giocando il posto di lavoro? No, ecco, mi passi subito con lo stelliere di turno, grazie. Chi è? Dino? Dino. Dino? Dino l'accendino. Dino l'accendino è l'esperto, è quello per le notti speciali. Me lo svegli subito che qui c'è tutto spento! Il mio capo è arrabbiatissimo! Dino, si svegli! Brin! Oh!
fare sul serio, ma io sono serissimo, qui ho un problema gravissimo. Me lo dici. Farò un po' di colazione. Faccio colazione. Con chi, con cosa fa colazione lo stelliere? Ma mi serve. Ma certo. Mi serve un miracolo, devo trovare assolutamente qualcuno che mi aiuti. Chi sono? Quei bambini della scuola Pidocchietti, aiutatemi, scuola... Clericetti! Sono quelli bambini che mi possono aiutare. Dove sono i bambini della scuola Clericetti? Allora sono nel posto giusto, evviva! Allora, volete sapere che cosa mi è successo? No! No? Sì? Possiamo aiutare in questo caso. Guarda, abbiamo trovato un aggeggio, era giù negli scantinati, sai dove lasciano tutto il macello quelli dell'associazione, si trova sempre di tutto. Vabbè, lasciamo stare, va, quelli lasciamo stare. Era vicino alle bombole dei Grigliadores, quindi stai attento perché quelle partono proprio a razzo. Arriverai su in un baleno. Oh,
Sì, pronto, sono la signorina Donadoni. Un attimo che sto finendo di impacchettare l'antigelo per gli eschimesi, i marsupi nuovi leopardati per i canguri. Un secondo e sono subito da lei. Caro Dino, non ti lascerò da solo in questa situazione. Ricordati sempre che hai un amico. Andiamo!
lasciamo con una canzone di Natale che sappiamo tutti. Ciao. Sentite un po', Davide, cosa fa? Thank you.
ragazzi, scusate, dobbiamo fare tutti quanti un mega applauso, perché il caro coro è un po' un, così, un branco un po' di pirla, ma siamo molto seri nell'essere pirla, e quindi un grandissimo applauso alla più pirla tra i seri. Eccola qua, Silvia! Mentre ci facciamo gli auguri, allora, anche a Lavinia che tiene le fila delle feste ultimamente, grandissima, brava, con l'aiuto di tutti, perché ciascuno dà il suo contributo, tutti gli altri genitori, tutti anche le giovani generazioni che hanno aiutato tantissimo i nostri figli, quelli più un po' più grandini, che hanno dato la mano, bravi, grazie. Aspettiamo anche chi di voi tra il pubblico ha voglia poi di venire da questa parte a far casino, va bene, perché c'è sempre voglia di fare. Auguri. Volevo aggiungere